Una vittoria importante perché è stata ottenuta in una partita difficilissima su un campo ostico e dove non abbiamo forse disputato la nostra miglior partita, però siamo stati bravi a rimanerci dentro, a saper soffrire e a venire fuori nei momenti in cui era importante venire fuori, quindi ci portiamo a casa un successo bello e importante e ripartiremo martedì con le solite nostre qualità, provando a lavorare tanto e mettendo grande fatica in quello che facciamo, perché solo attraverso fatica e lavoro riusciremo a continuare a fare quello che stiamo facendo. Per noi è una vittoria importante per tanti motivi, ovviamente spero che sia finito questo ritornello di tutto questo tempo in cui mancavano i 3 punti, mi auguro che dalla prossima non si dica che negli ultimi 9 mesi abbiamo vinto solo una partita, quindi siamo stati bravi oggi in una gara difficile, non era semplice farla come l'abbiamo fatta noi, abbiamo sofferto tanto, non siamo stati in grado di fare quello che abitualmente facciamo, però siamo stati in grado di fare bene quello che abitualmente non facciamo e questo per me è un grande merito del gruppo, perché la squadra ha dimostrato di essere solida, di avere dei valori e di poter continuare a fare bene in un campionato difficile. Nel primo tempo avremmo voluto fare meglio di quello che abbiamo fatto e ce lo siamo detti all'intervallo, e era il caso di cambiare qualcosa perché non potevamo proporre quello che avevamo fatto nel primo tempo, seppur senza soffrire granché. E poi siamo stati bravi molto a rientrare nel secondo tempo, a fare quello che abitualmente facciamo. E abbiamo sbloccato il risultato e poi c'è stato da soffrire perché è venuta fuori una squadra con qualità che ci ha messo in difficoltà. E abbiamo tenuto stretto e nel finale siamo riusciti un'altra volta per trovare il raddoppio e portare a casa 3 punti che volevamo tanto. Ho detto ai ragazzi al primo tempo che non si può pensare di vincere le partite senza soffrire, noi lo stavamo facendo ma con molto rumore intorno, però non c'erano state occasioni clamorose degli avversari e noi non dovevamo arrenderci, dovevamo saperci difendere senza lasciare spazio agli avversari. Nel secondo tempo siamo stati bravi a farlo, ma abbiamo ancora tanti margini di miglioramento sotto questo punto di vista e mi auguro che nel tempo potremo fare sempre meglio. I tifosi, noi l'abbiamo detto dal primo giorno, per noi sono qualcosa di troppo importante in una città come Bari e non vogliamo illuderli, non l'abbiamo fatto all'inizio, non vogliamo farlo adesso, vogliamo provare a garantire il fatto che metteremo sempre dentro al campo il massimo di quello che possiamo fare, sapendo che è un campionato difficile, ma abbiamo voglia di poter continuare a fare quello che stiamo facendo.